Venditalia 2022 continua. Siamo allo stand di Recover, l'azienda di ricondizionamento di distributori automatici pilotata da Alessandro Corsuto, il suo business developer. Ciao Fabio, ciao, ciao a tutti. E nulla, ci siamo finalmente, dopo 4 anni è stata davvero dura. Sono passati questi qua, 2 dei quali chiaramente conosciamo bene cosa è successo. E d'altronde però ci sono serviti per ragionare su alcuni aspetti e in effetti poi i risultati sono arrivati. Ecco, negli ultimi 2 anni ci sono stati dei modelli in particolare che hanno avuto delle evoluzioni. Uno di questi si trova alle nostre spalle, è uno dei 2 che rappresenta le grandi novità portate qui a Venditalia 2022. Certo, certo, sì, infatti parliamo della cover adattabile alla Brio 3 e la cover adattabile alla Kikko, ma in questo caso parliamo di touchscreen. Avevamo già a listino un prodotto che non era touchscreen ma che di fatto ricondizionava l'estetica, e in questo caso invece abbiamo, come dire, abbiamo messo a punto più la parte tecnologica del sistema, e quindi parliamo di un vero e proprio touchscreen con caratteristiche di un certo livello, che tra l'altro rispecchiano l'industria 4.0 e di conseguenza chiaramente con le sue agevolazioni, chiaro. Alessandro, voi non realizzate solo ricondizionamento macchine, ma in parte le costruite nel vero senso della parola, perché date un vostro contributo di ingegno alle macchine. Certo, in realtà diamo nuova vita, veramente nuova vita, perché rendiamo realmente il distributore totalmente nuovo, se vogliamo, o almeno esteticamente nuovo, con l'ausilio di particolari che di fatto sono nuovi. Quindi in termini estetici riusciamo a raggiungere risultati a mio avviso, ma non solo a mio avviso, perché poi quello che dà ragione poi alla fine sono i numeri, quindi anche abbiamo avuto un forte riscontro anche da parte del pubblico, quindi della clientela. E sono davvero contento di questa, è vero, questa svolta che tra l'altro è stata confermata in questa edizione. Io davvero sono stanco, solo al terzo giorno non ho più voce, ma va bene così. Ecco, assolutamente. Credo che nessuno meglio di me possa comprendere quanto stai dicendo, visto la quantità di interviste che abbiamo realizzato finora e altre che ancora ci tocca fare per presentare appunto le tante novità che troviamo in giro nei corridoi. Nel tuo caso, quella alle nostre spalle è davvero una primizia. Direi che per andare a saperne di più occorrerebbe appunto sentirti in modo diretto. In che modo è possibile entrare in contatto con te? Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere evidentemente per ricevere maggiori informazioni? Certo, allora la nostra mail è recovervending@gmail.com e si può visitare tranquillamente il sito, che è www.recovervending.it. Io mi aspetto che per la prossima edizione ci sia qualcosa di ancora più evoluto, diciamo il digital signage, i messaggi pubblicitari da poter inserire all'interno attraverso un network nazionale o cos'altro. Tu sai bene di cosa stai parlando, Fabio, sì, sì, l'idea è molto più evoluta. Cercheremo di portarla avanti, ci sono i presupposti per farlo, la volontà innanzitutto e le capacità non solo della nostra azienda ma anche di partner esterni che sicuramente ne sanno più di noi sotto certi aspetti, quindi ci affidiamo a chi realmente sa di cosa parla. Bene, allora io ti ringrazio per il contributo, invito tutti voi a scrivere per ricevere maggiori informazioni da Alessandro Corsuto. Alessandro, grazie per il contributo. Grazie a voi e un buon Venditalia a tutti, di vero cuore.